Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Siamo qui nella mia postazione perché oggi dobbiamo lavorare. Come avrete letto dal titolo, questo è il video della serie Do It Yourself, creiamo insieme l'agenda. In questa puntata faremo la dashboard iniziale dell'anno 2018 e niente, andiamo subito a lavorare perché abbiamo un po' di cosine da fare. Allora, eccoci qui, andiamo a realizzare la copertina della mia agenda, copertina nel senso divisorio con scritto 2018. Allora, ho preso un cartoncino da acquerello, questo l'avevo comprato da Tiger, perché voglio andare a fargli lo sfondo con i Distress Oxide. Allora, ho preparato praticamente le varie spugnette del tamponcino, messe nelle cartelline dove ho diviso usando il fuzz, ho scritto il nome appunto dell'inchiostro, di modo che almeno non vado a mischiarle, tanto questi sono quelli che ho. Allora, niente, iniziamo, vado ad utilizzare questo verde, il cracked pistacchio, il broken china, poi magari faccio un po' di sfumature anche con questi, il lucky clover e il salty ocean. Intanto iniziamo con il pistacchio. Vado con un po' di salty ocean. Vado ancora un po' di cracker pistacchio. E ancora un po' di broken china. Prima di andare avanti col taglierino vado a tagliare la grandezza della mia pagina, formato A5, che è 15x21. Vado già a fargli i buchi, allora. Ok. E adesso andiamo a dargli l'effetto delle goccioline, quindi con uno spruzzino con dell'acqua vado a spruzzare. E ora con l'embossing vado ad asciugare. Si è asciugato, voglio andare a fare sempre con l'embossing e la polvere da embossing una scritta 2018. Allora, innanzitutto prendo un righello perché voglio andare abbastanza dritta. La scritta 2018 la voglio fare più o meno a metà, per cui qua eravamo 21, quindi 10 e mezzo. Allora, 10 e mezzo è qua. Allora, non voglio far segni con la matita, per cui 10 e mezzo è qui, quindi più o meno questa altezza farò la scritta. Allora, utilizzo la penna per l'embossing.
il 2 mi è venuto un po' più in alto rispetto agli altri, non fa niente. Allora, prendiamo quindi un foglio bianco, andiamo con la polvere. Andiamo di embosser. Bello, il risultato mi piace. Bello, bello, bello. Molto bello. Allora, quindi questa è la mia copertina del 2018 con l'embosser. Con le imbossate, mi piace davvero tanto, color oro e lo sfondo un po' verde e azzurrino, visto che la mia agenda c'ha un po' i toni del verdino. Poi ho deciso di mettergli davanti questo acetato e poi dietro un foglio di vellum. Allora, io questo acetato e questo vellum l'avevo comprato dalla Betty Planner, che ha un sito scrapbookstore.eu. Lei è della Svezia, però spedisce anche in Italia, e avevo preso appunto questo foglio di acetato e quel foglio di vellum coi pois oro. Ora, se non volete comprare l'acetato e il vellum perché avete solo questi, allora potete o trovate una carta adesiva oro e poi con un punch fate tanti pallini e le attaccate su una carta vellum. In alternativa al vellum potete usare le copertine che si usano per rilegare i quaderni, cioè non i quaderni nel senso quelli di scuola, ma se andate da come si chiama, una cartotecnica, magari hanno loro di solito rilegano magari non so, tipo le tesi, ok, con le spirali, hanno sicuramente questi fogli tipo acetato, quindi potete usare quelli e attaccarci sopra dei bollini di etichette oro. E la stessa cosa per il vellum: comprate la carta da lucido, quella che si usava a scuola quando disegnavamo le cartine, quindi per ricopiare, e ci potete applicare sopra degli adesivi, oppure prendete un pennarello oro di quelli metallizzati, tipo io ho questo che avevo preso al Lidl. Fate conto che adesso ci sono le cose natalizie, quindi può darsi che le trovate, vedete, fa proprio i puntini oro, quindi potete farli voi senza dover per forza comprare queste cose. Vi dico anche un metodo alternativo. Allora, andiamo quindi a tagliare il mio formato, che era 15x21. Passiamo quindi a forare le nostre carte speciali. Ok, prima di inserire tutto in agenda, ultima chicca che voglio fare sul vellum: etichettatrice con etichetta in rilievo, etichettatrice di una volta, io ce l'avevo quando ero piccolina. Voglio stampare l'anno 2018. Allora, benissimo. Meno a metà, 15, 7 e mezzo, e voilà, un tocco un po' di vintage. Bene, prendo l'agenda. Ok, apro la mia bella agenda. Iniziamo a inserire il vellum. No, vabbè, cioè è bellissimo. Poi la mia copertina, anche questa mi piace da tantissimo, e il mio acetato.
No, vabbè, ragazze. Che dire? Sono molto soddisfatta. Stupendo. Non trovate anche voi che sia magnifico? Bello, bello. Mi raccomando, pollice in su. Condividete il video se vi è piaciuto e ovviamente rimanete iscritte per continuare a seguire i video decorazione, creazione, agenda. Anche per oggi quindi è tutto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!